Due su due in casa in questo girone di ritorno. È arrivato anche il secondo successo consecutivo. Il Laurenzana di mister Enrico Troccoli non si ferma più, sfruttando alla perfezione il doppio turno casalingo. Dopo aver regolato il Castelmezzano, è toccata alla formazione potentina del Santa Maria pagare dazio per 9-3. Ora nel mirino c'è il sesto posto in classifica, di proprietà del franchino Trivigno Accettura, ma distante un solo punto. Nonostante l'assenza del bomber Adriano Martoccia, il Laurenzana vuol proseguire la sua marcia spedita in graduatoria. Particolarmente incisivo durante il confronto è stato Egidio Rossi, che di mestiere fa il portiere, ma questa volta ha deciso di togliere i guantoni e giocare in attacco, firmando un hat-trick personale. Per il Santa Maria Potenza di mister Donato Antonio Mecca è arrivato il decimo stop di fila. Solo 4 punti conquistati dall'inizio della stagione ed ultimo posto in classifica. Il match si mette subito in discesa per il Laurenzana. Al quinto il preciso lancio di Michele Pavese viene raccolto da Giuseppe Trivigno, che si libera con destrezza della doppia marcatura di Alessandro Di Benedetto ed Angelo Pino e batte facilmente Mario Picciuolo. Ma dopo un solo giro di lancette il team ospite perviene a pari. Luca Marcodoppido si presenta davanti a Daniel Regis e lo batte con freddezza al sesto minuto. Giusto il tempo di rimettere la palla al centro del campo ed il Laurenzana trova la via del nuovo vantaggio. Giuseppe Trivigno con caparbietà ruba palla in attacco e serve un assist perfetto a Prospero Deofemia, che deve soltanto scegliere l'angolo per battere Mario Picciuolo al settimo. Poi entra in azione Egidio Rossi, che allunga ulteriormente le distanze nell'arco di un minuto. Combinazione nello stretto Prospero Deofemia e Egidio Rossi che timbra il 3-1 all'undicesimo minuto. Muove velocemente la palla il Laurenzana. Matteo Paternostro mette in movimento Prospero Deofemia, che vede liberissimo Egidio Rossi per il comodo poker al dodicesimo. Il pokerissimo della truppa di casa è opera di Matteo Paternostro su passaggio filtrante di Egidio Rossi al diciassettesimo minuto. Al ventiquattresimo percussione ospite di Alessandro Di Benedetto che scambia con Luca Marcodoppido, riceve nuovamente palla e supera Daniel Regis confezionando la seconda marcatura del Santa Maria. Nel finale di tempo Giuseppe Trivigno fissa il 6-2 per i locali al trentesimo minuto. Nella ripresa prende definitivamente il largo il Laurenzana, nonostante qualche assalto in fase offensiva del Santa Maria. Al tredicesimo minuto è violenta, precisa ed angolata la bordata del 7-2 di Rosario Trivigno. Egidio Rossi prima becca il palo al diciassettesimo, poi sale sull'otto volante al minuto 22 su assist di Enrico Troccoli, 8-2 per i padroni di casa. L'allenatore del Laurenzana Enrico Troccoli fa 9-2 poco più tardi, al ventitreesimo. Allo scadere timbra il cartellino Luca Marcodoppido, doppietta per il Santa Maria.